Gianni Colacione dal 39esimo congresso del Partito Radicale Transnazionale, il secondo giorno siamo nel pomeriggio qui all'albergo, all'hotel Summit di Roma. Siamo con Francis Oniango e con Maria Perrone che ci supporta per la lingua ovviamente. Francis Oniango è presidente onorario dell'associazione Certi Diritti ed è anche iscritto al Partito Radicale Transnazionale e ovviamente gli chiediamo i motivi della sua partecipazione. Come gli sembra che vada questo congresso? Ok, Ms. Francis Oniango, you are both chairman, honorary chairman of Certi Diritti and member of a transnational radical party. So first question is, why are you here? And what do you think about the way it's going? First, here as a member of the Radical Party, I've come to attend the Congress, and the Congress is going on well. We've had very interesting ideas about Europe, about the situation, the human rights situation around the whole world, the various liberation movements and campaigns to protect human rights all over the world. And of course, I've also had the privilege of being elected honorary president of Certi Diritti, and I'm very excited about it. Sì, sono qui in qualità di membro del Partito Radicale e penso che il congresso stia andando molto bene. Sono uscite fuori molte idee interessanti riguardo all'Europa, alla situazione dei diritti umani nel mondo intero, ai movimenti di liberazione e alle campagne in difesa dei diritti umani che si stanno svolgendo nel mondo. E inoltre ho il privilegio di essere stato nominato presidente onorario di Certi Diritti e ne sono veramente felice. Ok, la situazione appunto, adesso facciamo un report dall'Uganda come facciamo con tutti i nostri ospiti stranieri e chiediamo un report diciamo della situazione dei diritti umani, dei diritti degli omosessuali, ma anche la situazione dei diritti delle donne nel loro paese d'origine. Lo chiediamo anche a Francis in Uganda come appunto lo stato di applicazione di questi diritti. We ask to everybody of our people that we interview a report about the situation of human rights in their origin countries and about human rights, about rights of homosexuals and the rights of women in every country. And so we would like to ask this about Uganda as well. How's the situation and to which point have these rights been put into practice? One is that we had a situation shortly before 1986 where there was a breakdown of law and order in Uganda and where human rights were not respected. After the coming into force of the NRM government, we saw a remarkable improvement in the protection of human rights and of putting in place a legal framework to protect those rights, as well as formation of institutions to promote human rights in the country. So in a way we were on an upward movement to protect the rights of Ugandans. Unfortunately, recent events show that we have slipped down in the protection of human rights, and this is very unfortunate. We've had violent crackdown on protesters. We have had the restriction of the freedom of association and a general decline in the observation of human rights. Coming very specifically to the rights of women and LGBTI persons, there has been an improvement also in the legal framework, in the policies
to ensure the protection of the rights of women. But this has not transformed into actual changes for especially the rural women. Rural women still face a lot of hardships. They still face a lot of violation of their rights, and I think that is an area that needs further improvement. On the rights of LGBTI persons, these unfortunately have not been respected in the manner that would show that all Ugandans are equal before the law. I think there have been some discriminative practices, which we, of course, all condemn. Fino al 1986 la situazione era una situazione di repressione da parte della legge dei diritti umani che non venivano rispettati. Dopo, col governo di Ayn Rand, sicuramente c'è stato una, un miglioramento della situazione dei diritti umani e si è istituito una cornice legale per affinché fossero applicati e sono state formate delle istituzioni che proteggessero i diritti umani. Quindi sicuramente c'è un movimento, c'è un'evoluzione nel senso di un miglioramento della protezione dei diritti umani degli ugandesi. Purtroppo di recente abbiamo assistito a un ritorno indietro nell'ambito dei diritti umani e questo sicuramente è molto triste. E c'è stata una repressione molto violenta nei confronti delle persone che erano scese a protestare e sono state anche restrette le libertà delle associazioni e è diminuita l'osservazione della situazione dei diritti umani. E ora, per arrivare specificamente alla situazione delle donne e dei LGBT, dunque lesbiche, gay, transgender, c'è stato un incremento del quadro legale e sono state istituite anche delle politiche che assicurassero la protezione dei diritti delle donne, però questo non si è trasformato in un vero cambiamento concreto della situazione, in particolar modo per quanto riguarda le donne dell'ambito rurale, le quali ancora devono attraversare delle situazioni molto dure, devono subire molte violenze e quindi c'è bisogno di un miglioramento della loro situazione. Per quanto riguarda LGBT sicuramente i loro diritti non vengono rispettati e si può dire che non sono tutti uguali di fronte alla legge, si è assistito a delle pratiche discriminatorie nei loro confronti che noi condanniamo apertamente. Volevo chiedere anche un'altra cosa riguardante l'Uganda, che chiediamo sempre a tutti quanti i nostri ospiti stranieri, soprattutto che vengono dall'Africa, ma non solo. L'Uganda ovviamente sta al di sotto della fascia delle cosiddette rivolte arabe e volevo sapere qual era appunto la consapevolezza di questo movimento di libertà che sta all'inizio di un percorso verso una ragionevole democrazia, un lento cammino che si andrà che andrà maturando qualcosa, non so fra quanto tempo, ma comunque è un inizio. Ecco, c'è nel popolo ugandese questa consapevolezza di questo movimento, c'è informazione? Uganda is under the zone of the area of Arabian revolutions. How much awareness is there in Ugandan people about this movement for freedom that will lead to changes probably in a lot of time, but that is changing something? So is there any awareness in Ugandan people about all this? The Ugandan people are very aware about the Arab Spring. They followed very keenly the fall of Gaddafi. During that period, almost every day there was a headline about Gaddafi's fall because Gaddafi was very close to Uganda.
he had extended, of course, also his influence around many African countries. The fall of Mubarak was also closely monitored, so Ugandans are aware of what is taking place. About whether there can be a similar uprising in African countries or Uganda in particular, that we shall have to wait and see. The Arab Spring took a very long time to reach where it does. So I think that African countries are going to rise up. They are going to be more democratic because Africans actually want these freedoms for themselves too. Sì, nel popolo ugandese c'è una grande consapevolezza. Gli ugandesi hanno seguito con grande attenzione la caduta di Gheddafi e quasi tutti i giorni compariva sui giornali un titolo sulla caduta di Gheddafi, e questo perché Gheddafi era molto vicino all'Uganda, aveva esteso la sua influenza su molti paesi africani, e anche la caduta di Barak è stata molto seguita, e quindi c'è una grossa consapevolezza a questo riguardo. Nei molti paesi africani e anche in Uganda, però per vedere quali saranno veramente i cambiamenti, se tutto ciò porterà dei cambiamenti anche in Uganda e in altri paesi, dovremo aspettare e vedere, perché come sappiamo la primavera araba ha necessitato di moltissimo tempo per portare a cambiamenti concreti, e quindi perché ci siano cambiamenti e democrazia in altri paesi africani dovremo aspettare, però sicuramente questo succederà, perché gli africani vogliono queste libertà anche per loro. Bene, noi ringraziamo Francis Onyango, se non ha nulla da aggiungere lo ringraziamo, gli auguriamo buon congresso e buona lotta anche in Uganda per i diritti umani. So we thank Francis Francis, and if you don't have anything else to you wish to add, we wish you a good congress and good fight in Uganda for human rights. One is that human rights are universal, and all of us, whether we are in Europe, America, Arabia or Africa, have to fight for them, because if human rights are not violated in a particular part of the world, then that is a scar on the international community. Thank you very much. I diritti umani sono qualcosa di universale, perciò tutti noi che siamo europei, arabi, africani, americani, dobbiamo combattere per la loro difesa, perché i diritti umani non sono appannaggio di una parte specifica del mondo. Grazie a voi. Grazie a Francis Onyango. Thank you. Grazie.